E adesso, Damiano, facciamo un passo indietro, ma diciamo non propriamente, nel senso, benvenuto, grazie di essere venuto. Damiano Tomasi è un altro personaggio che ha bisogno di presentazioni, non solo per quello che ha fatto in campo, che fortuna la Juve non ci è andato, la Roma va bene, ma non era possibile insultarlo nemmeno quando giocava nella squadra avversaria, ad esempio di correttezza, di stile, tant'è che quello che sta facendo adesso la sua seconda carriera di presidente del sindacato dell'associazione calciatori è qualcosa di molto rilevante, molto importante un po' per tutto il mondo del calcio. E però noi stasera siamo, lo mettiamo sul campo del campo e lo giudichiamo per quello che sta facendo con Pietro Zampini, che dopo lo chiamiamo. E quindi anche a te, Damiano, facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto all'altro, cioè cosa fa fare a un calciatore abituato a altri palcoscenici, ad altre ribalta, anche a un certo punto è tutto facile, no? Per un calciatore, sembra da di fuori tutto facile a un certo punto della carriera, cosa lo fa pelagare qualcosa di così difficile come un'azienda di vino? Diciamo che la mia carriera calcistica incide sul vino per il numero soprattutto, quello che incide sulla scelta che ha dato il nome, che ha dato vita a questo vino, è stata la scelta di tornare a vivere a Verona dopo 10 anni di Roma e di aver individuato come casa della nostra famiglia un promontorio nel cuore della Valpolicella con un vigneto di poco più di un ettaro e quindi l'idea di creare qualcosa che rappresentasse questa cultura che è stata raccontata prima parlando della Marone, della Valpolicella, del vino, legata alla mia storia calcistica e siccome sono amante del ripasso ho chiesto a Pietro Zampini di provvedere con il ripasso e quindi per fare il ripasso per fare anche la Marone, quindi di fatto produciamo solo 2 vini, che è una Marone Anima Candida e il ripasso che è qua oggi, che è 17, e niente, io non sono stato un grande esperto, lo sto diventando conoscitore di quello che sono i vini, la cultura del vino, la storia del nostro territorio, la Valpolicella, e mi sembrava giusto valorizzarla. Sul retro dell'etichetta ho raccontato anche un po' la storia, questa che vi ho detto brevemente, e il vino devo dire che Pietro Zardini si è impegnato e è venuto molto bene. Non ho voluto dare l'etichetta o dare il nome o aprire io un'azienda perché ho fatto il calciatore e ognuno nel suo campo credo che debba sapere fin dove può arrivare. E mi sono affidato, più che altro è stato un incontro, non dico casuale perché abbiamo amici in comune, insomma ci siamo conosciuti e Pietro Zardini mi ha proposto lui di fare queste due piccole produzioni e quindi è lui che porta avanti questa produzione o meglio questa lavorazione. E il nostro apporto, mio e della mia famiglia, è quello appunto del nome, delle uve. E ne produciamo poco e come ho detto prima lo promuoviamo ancora di meno perché siamo impegnati su altri campi, ma sicuramente sono, oltre che soddisfatto, anche orgoglioso di rappresentare il nostro territorio della Valpolicella e poi insomma non solo in Italia ma anche nel mondo del vino, soprattutto il rosso abbia la sua storia da raccontare. Soprattutto la Marone ha un grandissimo caso di successo all'estero, l'export è un vino, quindi per molti all'estero è forse il primo vino italiano che viene assaggiato. Tra l'altro particolare idea, cioè il fatto che tu hai scelto il ripasso e non la Marone, come mai il ripasso che è un po' il fratello minore, no? della Marone, come mai hai scelto proprio il ripasso e non la Marone che sembrerebbe la prima scelta? Ma forse perché la mia storia calcistica, ho sempre giocato con uno più bravo di me, passare la palla con il quale dovevo interagire e le mie partite erano più sulla quantità. Devo dire che quando apro il passo di sicuro si apre la seconda bottiglia. Con la Marone è più impegnativo perché a volte si ferma la prima bottiglia. Quindi quando si sta in compagnia
si riesce a stare per tanto tempo aprendo più bottiglie, con il ripasso viene molto bene. Anche se questo ripasso, al di là dell'età, ma anche della tecnologia di produzione, lo avvicina molto ad un buon amarone, perché non è un ripasso come altri, ma è molto carico e quindi è comunque una buona bottiglia. E ho scelto questo perché non si beve meglio anche con un ripasso rispetto alla marone. Sì, sicuramente. Molto bella in più, molto fedele a quella che è stata la carriera e lo stile di gioco di Damiano. Parlato del 2011, quindi pensate che è un vino comunque che in teoria è ripasso, se andate in enoteca trovate nel 2015. Quindi sono vini in teoria che escono molto giovani, che puntano a fare proprio a scimmiottare l'amarone più che essere un vino per conto proprio. Invece questo ripasso gioca la sua partita da ripasso, cioè quindi un vino schietto, diretto, sentite i profumi, da un lato ricordano quelli dell'amarone, ma poi ci sono le note un pochino più affumicate, poi ci sono quella, dicevo, il percorso evolutivo della corpina, della rondinella, della molinara, della seleta, che vanno verso queste sensazioni di sottobosco, queste sensazioni che ricordano il miele di Corbezzolo, la carrube, il fico maturo, il dattero, delle note molto molto belle che vanno, evolvono sia nel frutto che nella spezia e che soprattutto in bocca sembra strano, perché ovviamente la concentrazione di alcol e di zucchero non diminuisce, però col tempo gli amaroni e il ripasso diventano più eleganti, più fini. C'è bisogno di, cioè, si diventa anche lì come un calciatore, no? Da giovani siamo tutti bravi a correre e essere primi sulla palla. Quando hai qualche anno in più sulla spalla, sulle spalle, devi saperti giocare, devi sapere star bene in campo, star bene in bottiglia, nel bicchiere e soprattutto imparare che è molto importante giocare per gli altri e non per se stesso, che va bene la voglia di protagonismo, ma a un certo punto nella vita mettersi a servizio degli altri è importantissimo, in squadra, in calcio, in campo, ma anche nel vigneto. Io volevo parlare a Pietro, non c'è? È scappato oppure? Ah, ok. Se no, sì, se giustamente perché ecco, appunto, ovviamente è ovvio che Damiano non ha fatto tutto da solo, appunto la famiglia Zardini, faceva piacere sentire come è nata questo rapporto con Damiano e come è stato i primi, se è venuto in cantina, se ha fatto qualcosa, se è meritato questo numero sul vino. Beh, buonasera a tutti. Allora, diciamo che quando Damiano ha deciso di tornare sulle colline della Valpolicella da Classica, dove aveva una casa con questo appezzamento di poco più di un ettaro, ha cercato colui che potesse rappresentare al meglio la sua forza, la sua potenza e soprattutto potesse valorizzare e rispettare la natura a più non posso. Quindi i vigneti sono stati gestiti insieme fin dall'inizio, per poi proseguire con le scelte man mano che si è arrivati a questi due prodotti, Anima Candida e 17. Quest'anno la vendemmia ancora deve già. Abbiamo già vendemmiato. Direi che è venuto a assaggiarsela anche lui prima di vendemmiare, perché sennò, cioè, no, giustamente, non ci metteva il numero. No, certo, come ogni maglia migliore bisogna assolutamente scegliere ciò che è più rappresentativo. Grazie mille. Allora, noi abbiamo terminato la nostra partita, siamo stati nei 90 minuti, non facciamo il recupero, perché comunque non abbiamo più l'età per cogliere il pallone per i supplementari. Chiederei a Alberto e a Nevio, Cristian, veniamo qua giù per le foto di Vito, diciamo, lo scambio dei gagliardetti qua davanti, vedete pure la vostra bottiglia. Ora ci siamo stringiamoci. Là ci siamo tutti. Ah, infatti è tutto bene. Bene, grazie a tutti. Buon